Se storie di mare su cadenze di mare, avventure e tempeste, vivo sangue e immoto gelo, vele piene di vento e isole lontane, e sepolti tesori e pirati, vecchie storie rievocate col loro sapore antico, possono ancora piacere come a me piacquero un tempo, a voi, giovani d'oggi, che sapete la strada giusta. Così sia. E incominciamo. Ci fermiamo un momento? No, 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 devo andare a casa. Purtroppo non posso fare a meno. Buongiorno. In questo vento bisognerà rimandare la partenza. Hai visto cosa sta succedendo? Ecco, questo vento. In pace al diavolo e ordine dell'altra birra. Ecco, così beviamo. Zitta tu! Prossima volta toccherà a te, Dite. Dovessi rimetterci l'anima. Dai, bene, tira i dadi. Ehi, Jim, altri tre. Anche te. Subito, signore. Non giocherò mai più con te, sei troppo fortunato. Perché non provi con me? Zitta, ti ho detto! Sempre zitto devo stare io. Su. Buongiorno, dottore. Salve, dottore. Allora, dottor Livesi, come sta la mano? No, no, niente di grave, i soliti dolori reumatici. Le ho ordinato una pozione che dovrebbe calmarli, ma in verità solo l'aria d'estate le farà bene. La brezza marina e la nebbia sono deleteri per i reumatismi. E questa birra? Ce l'ha lì in mano. E non ce la porta. Spicciati! Ho la gola secca a forza di aspettare. Subito, signore, vengo subito. E muoviti, Jim! Io cerco sempre di evitare che si affatichi, ma non è facile. Mia madre non è capace di star ferma. Non è la testa dura, vero? La buona irlandese. Beh, comunque, sta tranquillo che non è niente di grave. Domani tornerò a vederla. Grazie, dottore. Dottore, la prego, si fermi un momento. Posso portarle un bicchierino di rum? Rigati! Vai a servire prima quei tre, altrimenti ti sfondono il tavolo. E dà una voce allo staliere che mi prepari il cavallo. Sì, dottore. Quindici uomini sulla cassa di un barco. Quindici uomini sulla cassa di un barco. Io. Quindici uomini sulla cassa del morto. Dai, giochiamo. Dai, giochiamo. Non farci caso. Dai. Avanti, per tutti i tuoni. In coro, su. Su, in coro, 8, tutti. 9, 5 e 6. In coro, ho detto. La mia canzone la conoscete, no? Tu, tutti in coro. Lascia stare! Smettetela di litigare! Cantiamo, capitano, cantiamo! 15 uomini sulla cassa del morto! 15 uomini sulla cassa del morto!
cantare? E qualche volta. Ma preferisco scegliere i miei compagni. Delicato, eh? Sapete che potrebbe costarvi caro? Davvero? Ho conosciuto molte persone delicate del vostro tipo. Con questo cintillo sporgente dal ventre. E io ho visto molti tipi come voi, grandi, grossi e rubicondi, fulminati da un colpo di sangue. Se continuate ancora con rum, il mondo sarà presto sbarazzato di un sudicio furfante. Ecco. Questa è la mia risposta agli uccellacci del malaugurio. Se non rimettete via immediatamente quel coltello, vi giuro che vi faccio impiccare. Pegno la mia parola. Non apprezzate gli scherzi, vedo, eh? Non tutti. E adesso che vi ho conosciuto, potete giurare che sarete sorvegliato giorno e notte. Io? Non sono soltanto medico, sono anche giudice di contea. E alla minima lagnanza nei vostri confronti vi faccio espellere da questa locanda e dalla contea. Intesi? Pronto il mio cavallo, Jim? Oh, sì, dottore. Dottore, non bevo un bicchierino di... No, preferirei un po' di birra. Al dottore penso io, Jim. Oh, mamma, mi avevi promesso di riposare. Oh, soltanto il nome di quella pozione mi ha fatto bene. E poi tu non puoi badare a tutto qui. Non sembra un tipo molto raccomandabile quel capitano, eh? Beve troppo, un giorno di questi potrebbe costargli caro. È qui da molto tempo? Saranno 5-6 mesi. Sembrava che non dovesse trattenersi più di un paio di giorni. Si guardava sempre intorno come se aspettasse qualcuno. Come se avesse paura di qualche cosa. Adesso pare che si trovi bene qui. No, lo credo io. Da 6 settimane si dimentica di pagare il conto. Se riuscissi a farmi pagare lo pregherei di andarsene con tutto il bisogno che abbiamo di clienti. Sbarazzarsi di un tipo come quello, certo, non è facile, eh? E deve aver passate di avventure. E magari più brutte che belle. Paga, paga, che ho la gola secca, paga, paga. Ora 3, signora. E che gli vadano di traverso a questo. Ma impara a giocare. Dove anche noi, signora? Paga lui stavolta. Va bene, ora ve li porto. E tu? Tu cosa ne pensi del vostro pensionante? Anch'io preferirei che se ne andasse il capitano. Sì. Non riceve mai una lettera, non ha un amico. Eppure mi paga 4 penny d'argento al mese per farmi sorvegliare tutti gli stranieri che si avvicinano alla locanda. E perché? Se vedo un marinaio senza una gamba devo correre ad avvertirlo, dovunque si trovi. L'altra settimana ne è capitato uno, ma non era quello che lui aspettava. Io sono corso in camera sua e l'ho sorpreso mentre guardava qualcosa in una cassetta di legno che tiene sempre chiusa a chiave. Mi ha lanciato una tale occhiata che sembrava volesse incenerirmi. Beh, farei bene a tenere gli occhi aperti, eh? E se noti qualcosa di strano, corri subito ad avvertirmi, intesi? Sì, signore, non dubbi. Buongiorno, dottore. Salve, salve, dottore. In gamba, dottore. Arrivederci, Jim. E vada tua madre, eh? Deve prendere la pozione tutte le sere. Non dubiti, dottore, ci penso io. E grazie, dottore. Arrivederci. Ehi! Ragazzi!
questa la locanda Admiral Benbow? Per servirvi. Beh, immagino vi ci sarà qualcosa da bere, no? Il miglior rum della contea. Che hai da guardare? Niente, niente. Allora, questo rum. Su, portami un goccetto per non mi dire la gola. Subito, signore. Buongiorno, signore. Salve. Ehi, ragazzo! Se non sono mal informato, questo è proprio il tavolo del signor Bill, vero? Io veramente non conosco nessun signor Bill. Questo tavolo è di un nostro avventore fisso. Si fa chiamare il capitano. Perché no? Il mio amico Bill può benissimo farsi chiamare capitano! Una cicatrice sulla guancia e dei modi squisiti, specialmente quando ho bevuto di troppo. Cosa che gli succede spesso, vero? Qualche volta, signore. Bene. Diciamo allora che il tuo capitano ha una cicatrice sulla guancia. Per esempio, sulla guancia destra, eh? Sì, signore, sulla destra. Bellissimo. Sono veramente contento di averla ritrovata. E vedrai lui che ve la faccia, tirerà fuori del rivedere.